Domenica 1 ottobre, il Consorzio Mercato di Ravenna fa centro. La mostra mercato vi aspetta in Viale Farini e Piazza Mameli tutto il giorno, dalle 8 alle 19. 55esima sagra del vino tipico romagnolo a Cotignola in provincia di Ravenna da giovedì 28 settembre a lunedì 2 ottobre. In piazze per le vie del centro spettacoli, hobbisti, folklore e lo stand gastronomico La Ca di Metta dalle ore 19 tutte le sere, domenica anche a pranzo e tanto buon vino da degustare. Giovedì 28 settembre Commedia dialettale e Dr. Why. Venerdì 29 settembre Mocha Club. Sabato 30 settembre La Comicità di Duilio Pizzocchi e Maria Pia Timo. Domenica 1 ottobre dal pomeriggio i Melardot, le Comete di Romagna, Aperi Loco e balli swing coinvolgenti per tutta la serata. Lunedì 2 ottobre serata dedicata al ballo folk romagnolo tutti insieme per Eros Giacomoni. Sagra del vino tipico romagnolo a Cotignola, ingresso gratuito, vi aspettiamo! Questa è la 35esima edizione della Sfera. 35 vuol dire che è una tradizione che piace e che cerchiamo di continuare a farla, perché dopo 35 anni vuol dire che il pubblico c'è e la tradizione. È una tradizione contadina. 35 anni fa la società del Passottore Cadiamo ebbe questa felice idea di portare questa tradizione contadina che veniva fatta nelle aie delle case agricole in città. E da quegli anni abbiamo sempre portato. Come Proloco gli diamo una mano, e una simbiosi società del Passottore e Proloco di Imola. Cosa rappresenta la sfoiarea? Rappresenta la spannocchiatura. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel mese di settembre, quando raccoglievano il grano turco, era un momento di festa, perché non so, un giorno andavano in una casa contadina, aiutavano a spannocchiare le pannocchie. Qualche giorno dopo andavano da un altro, ma era sempre lo stesso gruppo che girava e così. Si aiutava, ma diventava anche un momento di festa. La mia associazione è stata una delle prime a portare in piazza tutti questi vecchi mestieri, e facendoli toccare con mano ai bambini. Intorno a me c'è sempre una marea di bambini, perché io voglio che loro lavorino con me, accanto a me, e imparino queste cose qui, che purtroppo abbiamo per troppo tempo dimenticato. La sfoiareia che si faceva nelle stalle, e si smettevamo nella panca a sedere accanto le belle ragazze, e poi ogni tanto andavi giù con la mano, vado a prendere la spiga. E ci si incontrava con le mani. Era un atto ardito per il tempo. Le cose erano un po' fatte di nascosto, perché sennò beccavi qualche ceffone, fatto bene. Però insomma era bello una volta che fosse così. Romantico, c'era più attesa nelle cose, quindi te le godevi di più. Oggi invece no, è una cosa fredda. Questi bambini si stanno divertendo molto e non vedo nessuno con in mano un tablet o un cellulare. Questo è fantastico. Vedi, io non le faccio entrare quei cellulari qua dentro, i bambini, si divertono moltissimo. Ma non solo questa attività qui, altre attività che facciamo con il grano, con la canapa, con i bachi da seta, è una cosa che è coinvolgente. I bambini sono attirati da queste cose che secondo loro sono cadute dal cielo, chissà. Amici del plaustro di Forlì questa sera stanno anche raccogliendo fondi per beneficenza per Amatrice, un fiore per Amatrice. Sì, noi da anno scorso, dopo il terremoto di Amatrice, abbiamo adottato, diciamo, questo sistema. I fiorellini che sto facendo con quello strumento là, che è uno degli strumenti complessi, uno dei primi strumenti complessi dell'uomo, quindi risale come concetto a 5.000 anni fa circa, è una morsa, tipo morsa, in cui si tiene stretto un pezzo di legno e si lavora, ovviamente. E cosa può uscire da un semplice pezzettino di legno? Può uscire un fiore, può uscire tante cose, secondo la fantasia che uno ha, ecco, come quel fiore lì è nato dalla fantasia lavorando con i bambini. E come ogni buona tradizione romagnola, non può certo mancare il buon vino che viene distribuito qui all'interno della festa. E ci troviamo in che festa? In piazza Matteotti. Sì, questa è la piazza principale di Imola, che finalmente la possiamo godere nella sua pienezza dopo i vari restauri fatti negli anni scorsi. E non c'è solo il buon vino,
chiaramente c'è anche la polenta, perché polenta è fatto con la farina grano turco, quindi c'è proprio con gli ottimi polentari di Toscignano che sono una garanzia di qualità. Quanti quintali di polenta qui in piazza d'Imola? Beh, adesso faremo dai 6-7 quintali di polenta. Rigorosamente servita con? Con 2 quintali di ragù, sì. Ci trattiamo bene. Purtroppo la gente lo vuole, il ragù magari fa male, però questa sera non ci guardano. E c'è un profumo già qui accanto a me, ci sono questi signori, c'è Stefano e c'è Enzo che si stanno dando il cambio, perché non è facile come lavoro, vero Stefano? No, è abbastanza dura. E l'esperienza? Padre e figlio. Addirittura, il padre che insegna al figlio, perché questa è una tradizione in famiglia a Tossignano. Bisogna mantenere la tradizione, altrimenti fra 6-7 anni abbiamo 400 anni, bisogna festeggiarle e fare un po' di festa, ecco, se non solo. Fate una grande festa per la polenta, con i polenti maccheroni. Sì, adesso polenta e maccheroni, non c'è più quella rivalità che c'era 20-30 anni fa. Adesso andiamo d'amore d'accordo, facciamo le feste assieme. È nata un po' questa diatriba tra Borgo e Tossignano? Beh, quella è nata ancora nel 1900. A causa di un pistone, quando a Tossignano facevano il veglione di carnevale, un borghigiano ha pestato un piedino a una donzella di Tossignano, e allora ha detto: quel mulo di Borgo mi ha pestato i piedi. E da allora c'è stato l'attrito per portare via il pubblico a Tossignano. Hanno inventato la festa dei maccheroni a Borgo, sempre lo stesso giorno, però per noi non è un problema, perché la gente che vuole la polenta in un modo o nell'altro arriva sempre a Tossignano. Però c'è un elemento comune denominatore che è il ragù, sia di qua che di là. Il ragù è la sua. Più buono il vostro. Sì. Presenza qui a Imola è importantissima, non si fa la festa senza di voi, mi diceva il presidente. Qui è la festa, la sfugliarella una volta la facevano solo col grano turco, come facciamo noi adesso, e con la polenta. Ma vogliamo ricordare anche queste meravigliose cantine che vi offrono il vino? Sì, ci sono cantine locali, sono 4 cantine che ci offrono il vino, per la cantina Tremonti che ci dà un po' di vino nuovo, poi c'è la cantina Severoli, la cantina Poletti e la cantina Cavi. Loro ci offrono il vino che noi offriamo. C'è da dire che offriamo offerta libera, l'offerta libera va tutta in beneficenza. Generalmente lo diamo a un'associazione Imola che si chiama Non Sprechi, all'interno del quale ci sono 5-6 associazioni associate, quindi così riusciamo a distribuire quel poco che diamo, però viene distribuito fra tante associazioni. La Società del Pescatore Cadiomla è un'associazione di persone che si riuniscono con il gusto del volontariato, che si riuniscono con il gusto di stare insieme e che vogliono far partecipare il pubblico della loro allegria, perché la gente oggi, con tutti i problemi che ci sono al mondo, deve riuscire a passare delle ore liete e possibilmente divertirsi, ma non solo i giovani, ma anche quelli di una certa età, perché poi a una certa età il divertimento è ancora più importante di quando si è giovani. Che cos'è questo cappello? Questo cappello rappresenta praticamente la tradizione, rappresenta quello che la Società del Passatore si è trasformata negli anni, che è passata attraverso i vari personaggi che hanno avuto sempre lo stesso spirito partecipativo, lo stesso spirito popolare, lo stesso spirito di coinvolgere le persone, e questo cappello ne è il simbolo, e tutti quelli che l'indossano devono avere questo spirito qui, ognuno naturalmente a modo suo, ma con il fine di coinvolgimento e di divertimento. Vogliamo ricordare questi meravigliosi medaglioni che lei porta al collo, dedicati al passatore, che vengono realizzati dalla cooperativa ceramica di Imola, che poi produce anche una piastrella che va a ruba per questa festa. Sì, diciamo che questi medaglioni sono ormai 10.000 storici, perché non vengono più prodotti, quindi quelli che ci sono ormai da collezione. Invece tutti gli anni la cooperativa ci offre una piastrella di ricordo della
della sfoglieria. E da un po' di anni la piastrella viene illustrata da un pittore locale. Livio Galeotti, molto bravo sempre nelle sue meravigliose illustrazioni. E le posso dire che questa io l'ho interpellato a Fontanelice durante la piefritta, dico anche quest'anno mi devi fare l'immagine perché me l'aveva fatto l'anno scorso, fa io non ho l'ispirazione. Dopo una settimana mi ha telefonato e mi ha già portato il quadro. Ci sarà animazione sul palco, il tutto dopo che ci saranno due importanti appuntamenti classici della Proloco sul palco, ovvero prima di tutto la premiazione di Vetrinissima. C'è questa concomitanza che la CNA fa questo concorso di Vetrinissima con che non, ammetto che non so esattamente come funziona, perché è proprio di gestione della CNA, ma ci chiede in affitto, diciamo, il palco, e noi ben volentieri, perché più sono in emozione. Quella che è più importante è quello che viene dopo, l'incappellatura. Cioè, è tradizione della società del passatore e anche come Proloco dare il cappello, quello che io ho in testa in questo momento, a quelli che riteniamo amici del passatore. Uno è un rappresentante del Comune di Imola, perché col Comune di Imola abbiamo per questa manifestazione un ottimo rapporto, è l'assessore De Marco. Poi abbiamo il direttore della COFRI di Imola, Cooperativa Ortelani, che ci dà un grande aiuto per il grano turco. E poi un rappresentante della Banca di Imola, che è uno sponsor, diciamo, anziano, praticamente dall'inizio dei 35 anni. Sponsor che ci crede molto in questa manifestazione. Beh, fra cui anche la Fondazione Casse di Risparmio, che è proprio qui alle spalle, quindi facciamo la festa davanti. Il tutto poi si chiuderà con una frase storica che devono pronunciare, perché sennò il cappello non viene donato. Tutto da e niente da domandare. Tutto da donare e niente da domandare. Niente da chiedere, da domandare. È una frase storica per la vostra incappellatura, giusto? Esatto, incappellatura. Ci trasferiamo un attimino, il presidente e il direttore della CNA proprio in questo momento sono in un dibattito dove ospite alla Festa dell'Unità c'è il loro presidente nazionale. Direttore Bova, si parla, siamo qui all'interno della Festa dell'Unità perché il vostro presidente è in visita, è giustamente sempre più defilata dalla linea partitica la CNA, però insomma quando viene invitata, dice il presidente, è giusto esserci. E quindi non avete mancato anche voi all'occasione, nonostante in piazza ci teniate molto questa premiazione che è importante, dedicata a Vetrinissima, ma non solo, da Iomla a Imola, questo bel concorso che insomma vuole mantenere anche un po' quella che è il tessuto sociale e imprenditoriale cittadino. Sì, anche quest'anno siamo arrivati alla 12ª edizione, c'è una coincidenza di date, però in questo caso comunque la manifestazione Vetrinissima va avanti. Quest'anno 109 attività commerciali partecipanti. Beh, è una novità, c'è una novità quest'anno, perché premieremo la Vetrinissima di Imola e poi, siccome quest'anno il gioco ha fatto quattro tappe, Castel San Pietro, Borgo Tossignano, La Pedagna e Imola come ultima tappa, sarà premiato anche il vincitore delle quattro tappe, quindi è una doppia premiazione quest'anno importante. Il gioco è sempre basato sugli indizi, in questo caso ad Imola, sulla Rocca di Imola. Ci teniamo molto come CNA che tutti i cittadini, chi abita nelle proprie città, conosca la storia delle proprie città, quindi dei propri monumenti. Quindi anche quest'anno abbiamo ripetuto, replicato con monumenti diversi l'esperienza dello scorso anno. E la CNA è la Confederazione dell'Artigianato, delle attività commerciali, della piccola e media industria. Abbiamo sicuramente un presidente a livello nazionale, un presidente territoriale che è Paolo Cavini, che rappresentano bene l'imprenditoria. Il nostro presidente nazionale ha visitato quest'anno quasi tutte le CNA territoriali, perché abbiamo avuto le assemblee elettive in tutti i territori. Adesso avremo il congresso nazionale il 27 e il 28 ottobre a Roma, per cui è un presidente nazionale di grande 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 rispetto. Quest'anno alla Festa dell'Unità ci ha fatto piacere sia stato chiamato a rappresentare il mondo dell'artigianato, quindi noi siamo qui nonostante la concomitante manifestazione in piazza. Faremo un salto dopo, perché per noi le imprese sono la nostra vita e il nostro tessuto economico. Noi siamo con le tradizioni, ma soprattutto siamo perché le imprese, quindi sia che siano commerciali che siano artigianali, siano presenti, che siano protagonisti in tutti gli eventi che la città può mettere a disposizione. Noi dobbiamo essere
capaci di creare opportunità in ogni dove e in ogni quando, e quindi per le nostre imprese dobbiamo avere la forza e il coraggio di renderle partecipi anche nelle iniziative che promuovono la tradizione e la cultura di un nostro territorio, perché anche le nostre imprese artigianali e commerciali sono comunque un patrimonio culturale e professionale del nostro territorio. Noi come associati siamo oltre 1250 e copriamo praticamente il circondario imolese come zona dei 10 comuni. È un territorio importantissimo, un territorio che in questi anni ha avuto momenti difficili, ma è un territorio che si sa riorganizzare, è un territorio che è stato capace di risollevarsi senza chiedere troppo a nessuno, ma semplicemente rimboccandosi le mani e cercando di essere protagonisti ed essere innovatori nel loro settore. Io ricordo sempre che in questi anni, gli ultimi 3-4 anni, abbiamo perso parecchi posti di lavoro nella nostra industria, nel nostro artigianato, nelle nostre imprese in generale del territorio, ma negli ultimi 2 anni possiamo vedere una leggera ripresa dell'occupazione anche nei nostri territori. Quindi questo è un buon auspicio, perché significa che i nostri imprenditori sono imprenditori che non si sono arresi, sono imprenditori che hanno il coraggio di continuare a osare, io li definisco gli eroi di quest'epoca, di questo tempo, e quindi io penso che noi dobbiamo essere in grado di supportarli sempre di più e rendergli la strada percorribile e dargli l'opportunità e creargli quelle possibilità di sviluppo e di crescita che anche il piccolissimo imprenditore deve avere come la grande impresa. È un motore fondamentale per l'economia italiana, ma io aggiungerei per l'Italia, per gli italiani. È un motore che ha avuto grandi problemi dal 2008 in avanti, ma che in quest'ultimo periodo, soprattutto in quest'ultimo anno, comincia ad avere segnali di crescita e soprattutto segnali di ottimismo. L'ottimismo è fondamentale per il piccolo imprenditore, deve credere in se stesso e deve credere soprattutto al suo futuro. E allora noi diciamo che per un'impresa artigiana, per far crescere questa voglia anche di autoimprenditoria, bisogna che ci pongano tutte le condizioni per far sì che il mondo dell'artigianato venga riconosciuto come uno dei motori dell'economia. Ecco, perché lo è? Perché lo è nella piccola attività, perché lo è nei lavori di prossimità, perché lo è nelle esportazioni, perché lo è un po' ovunque, lo è soprattutto nel Made in Italy. E allora siamo qui a sostenere con forza anche oggi questo nostro grande valore, che è un valore dell'artigianato, del lavoro e del futuro per un'Italia che sicuramente merita questo nostro grande mondo. Alla fine di tutto questo, non è finita qui, perché ci sarà uno spettacolo meraviglioso con gli italiani. Sì, è un complesso imolese praticamente, che in pochi anni ha acquistato una grande notorietà, suonano molto bene, si divertono, fanno divertire il pubblico, hanno un grande seguito e fanno tutte canzoni degli anni 60, 70, quindi anche la gente è contenta. Musica italiana. Musica italiana.